Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano, ben trovato. E tra buongiorno l'altro a voi. In libreria con Il posto della guerra. Le chiedo, professore, la notizia che stiamo leggendo da più o meno, insomma, da 20 adesso, minuti, mezz'ora. Adesso è apertura di tutti i siti. È apertura di tutti i siti e da quello che abbiamo capito due droni avrebbero provato a colpire il Cremlino, Putin è illeso, i droni sarebbero stati fermati dal sistema di sicurezza russo. Le chiedo intanto la rilevanza della notizia. Beh, la notizia è importante perché chiaramente mette la Russia nella posizione di poter denunciare un atto di guerra che si configura però come un attacco personale al capo del paese invasore e quindi ha anche alcune, come potrei dirle, ha alcune possibilità di essere definito come un atto terroristico dalla propaganda russa. Che infatti è quello che subito i russi hanno dichiarato, no? Sì, poi la gente fa in fretta a dimenticare le cose, ma questa guerra iniziò il 24 febbraio del 22 col tentativo di impossessarsi o eliminare la leadership ucraina, quando le forze speciali russe tentarono il blitz sui palazzi del potere dell'Ucraina. Dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che durante la Seconda Guerra Mondiale gli alleati misero in atto più di un tentativo di eliminare Hitler, per cui in una guerra come questa, che per gli ucraini era una guerra che mette in discussione la loro stessa sopravvivenza come popolo, e a fronte della lista sconfinata di orrori che emergono ormai quotidianamente sul comportamento russo in Ucraina, c'è una lotta totale su questo. Quindi ci può essere che gli ucraini abbiano tentato il colpo grosso, che sarebbe stato comunque un colpo importante proprio a ridosso delle celebrazioni del 9 maggio, giusto? Del 9 maggio, e, esatto. E però le chiedo, no, siccome lei quindi ci dice che oggettivamente era un tentativo di fare il colpo grosso, quindi di, insomma, in qualche maniera gli ucraini fanno un gesto forte, fortissimo, che non va a segno. Ricordiamo che Putin è illeso, pare non ci siano danni. Sì, non era neanche in quella, non era neanche al Cremlino, stava lavorando dalla sua. Sì, ma anche la struttura del Cremlino sembra non abbia danni. E però appunto questa diventa un'occasione per la Russia per minacciare almeno ritorsioni e ritorsioni pesanti. Le chiedo, professor Parsi, cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, intanto dobbiamo sempre aspettare di essere sicuri che siano stati poi le autorità ucraine a organizzare questo, che questo non sia magari invece un atto di terrorismo, di lotta politica interna, che in un sistema sempre più totalitario come quello russo prende la forma anche della lotta armata. Quindi non siamo così sicuri che siano stati le autorità del governo ucraino a organizzare questa operazione. Potrebbe essere una quinta colonna che sta in Russia, potrebbero essere oppositori russi. I russi ci hanno abituato a fornire una serie di informazioni che finché non possiamo verificare anche noi. No, certo, però di sicuro è un'occasione, mettiamola così. Senza dubbio. Beh, guardi, quello che potrebbe capitare sarebbe un tentativo di colpire Kiev in maniera più massiccia di quanto già in queste settimane non sia successo, con l'aumento dei bombardamenti indiscriminati sulla popolazione civile. Alessio, ulteriori notizie, voglio sentire anche il direttore De Bortoli. È quello che ci ha detto il professor Parsi, è ciò che scrive a grandi linee.